schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. No, ma infatti seguivo, però tutti i particolari, così pensare a quello che devi fare di attualismo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi che può fare chiunque, non c'è necessità di un joystick particolare o di scollegare il cavo. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un centro operativo con uno slot di deposito veicolo, una Sultan RS, non lo fate con altri veicoli perché non funziona ragazzi, funziona solamente con la Sultan. Allora, vi spiego bene questo passaggio ragazzi. Allora, questo passaggio è fondamentale. Allora, quando siete nel centro operativo, che cosa dovete fare? Dovete stare fuori dal veicolo, un pochino lontani, giusto per prendere i tempi. Premete il tasto triangolo e tenete premuto Option, dopo che avete premuto triangolo. E il tasto Option insieme ovviamente all'L2 lo dovete rilasciare quando il nostro personaggio appoggia la sua mano destra sul volante ragazzi. Quindi automaticamente, come state vedendo anche a me, ho delle difficoltà nel farlo, quindi non è proprio così semplice. Dovreste avere questo genere di bug, visto vi dovreste trovare fuori, però potrebbe anche succedere che vi trovate fuori con l'auto oppure non uscite per niente dal centro operativo, quindi abbiate pazienza. Ripeto, tasto triangolo, salite tenendo premuto Option e quando appoggia la sua mano destra, come avete visto dall'inquadratura da davanti, il personaggio appoggia la sua mano destra sopra al volante, voi rilasciate il tasto Option e ovviamente dovete premere L2. A questo punto ragazzi la duplicazione è riuscita. Quindi che cosa dovete fare? Quando avrete la duplicazione, come vedete qui c'è l'auto strabuggata con le ruote che ballano, insomma cazzi e mazzi, quando è riuscita la duplicazione l'unica cosa che dovete fare è comprare l'officina con l'armeria. È abbastanza semplice il passaggio ragazzi. L'unica cosa che dovete avere molta molta pazienza nel fare questo primo passaggio che vi ho fatto vedere, quello è un passaggio fondamentale, però quando avete ottenuto la duplica in pratica delle due auto dentro al centro operativo mobile, il gioco è fatto, potete duplicare tutte le auto che volete con tranquillità. Ricordate ragazzi una cosa fondamentale, la Sultan che comunque volete duplicare deve avere la targa personalizzata, questo è fondamentale per poter evitare magari in minima parte il blocco giornaliero. Poi il blocco giornaliero ve lo cercate pure voi, perché magari vendete 30 auto al giorno e poi il giorno dopo ne vendete un'altra 10, automaticamente è normale che il gioco vi dà il blocco giornaliero. E fatto questo, insomma, avendo comprato l'officina ragazzi, l'unica cosa che ci resterà di fare, io adesso vi faccio vedere che dentro l'officina c'è la Sultan, c'è una sola Sultan però nell'officina, è ovvio che normalmente non potrebbe entrare dentro l'officina ragazzi. Quindi abbiamo visto la Sultan, andiamo in garage, il nostro garage dovrà essere fornito di LG normali, LG o Vespini, insomma quello che cazzo volete voi, è indipendente, potete farlo con qualunque cosa. Se lo fate con i Vespini potete anche riempire la clubhouse, se avete i Vespini dentro la clubhouse chiamate i Vespini e riempite la clubhouse. Quindi a questo punto prendiamo la nostra LG, usciamo fuori dal nostro garage e ci avviamo verso il centro operativo ragazzi. Una volta che siamo fuori dal centro operativo, l'unico passaggio che noi dovremo fare è scendere dalla nostra LG, entrare nel centro operativo, fare un cambio targa, un cambio colore della targa, perché abbiamo la nostra targa personalizzata, io in questo caso non ce l'ho, però fate in modo di averla.
cambiate il colore della targa. Una volta cambiato il colore della targa, il gioco è fatto, ragazzi. Avrete il vostro clone e potrete farne 5, 10, 15, 100 auto. L'importante, ragazzi, è il primo passaggio. Fate bene attenzione, riguardate il primo passaggio, come vi ho detto. Quando l'omino appoggia, il vostro personaggio appoggia la mano destra sullo sterzo, l'unica cosa che dovete fare è rilasciare il tasto option e giustamente contemporaneamente dovete premere L2 per poter uscire dal centro operativo mobile. I bug purtroppo sono parecchi, ragazzi. Se vi si bugga che ipoteticamente voi uscite fuori dal centro operativo mobile e rimane l'auto buggata, magari continua a guidare all'indietro e non avete il controllo dell'auto, scendete dall'auto, entrate nel centro operativo mobile a piedi, riuscite e avrete nuovamente il controllo dell'auto. Qualunque genere di bug vi accadrà, fate questo procedimento. Basterà comunque entrare ed uscire dal centro operativo, l'auto si sbuggerà e sarete di nuovo liberi di poter fare tutto quello che volete. Se l'auto andrà a finire sotto il centro operativo mobile, ragazzi, che andrà sotto mappa, cosa che è alquanto improbabile, vi basterà rimandare il veicolo al deposito dal Motorcycle Club e il gioco è fatto, ragazzi, e ripeterete tutti quanti i procedimenti. Spero di aver spiegato abbastanza chiaramente il glitch, spero di aver risposto anticipatamente a tutte le vostre domande. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.